spettatori. Stamattina abbiamo in linea il professor Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti. Buongiorno professore. Blocco degli scrutini, com'è andata? Sono stati davvero danneggiati milioni di studenti, come ha detto qualcuno? Guarda, intanto si tratta di sciopero degli scrutini, di 2 giorni di sciopero, non si tratta di blocco. Non è stato danneggiato nessuno studente, perché chi dice questo lo afferma strumentalmente, è una fesseria. Si tratta semplicemente di una dimostrazione di protesta che fa slittare i 2 giorni di scrutini, che poi gli insegnanti svolgono comunque. Quindi gli insegnanti per attuare questa protesta si accollano addirittura, oltre che una trattenuta di circa 17 euro all'ora, anche un sovrappiù di lavoro. Ecco, quindi è un sacrificio da parte degli insegnanti fare questa protesta, e lo fanno solo perché sono profondamente offesi da questo disegno di legge che li umilia e che viola la Costituzione. Avete programmato altre iniziative? Io penso che ci saranno nei prossimi giorni ulteriori iniziative spontanee, anche se come sindacati non le abbiamo ancora programmate. Stiamo comunque preparando delle locandine da pubblicare nelle scuole, sui giornali, nei contatti col mondo parlamentare, cioè faremo tutto ciò che possiamo per fermare questo disegno di legge che riteniamo dannosissimo per la scuola pubblica statale italiana. Il ministro Giannini e lo stesso Renzi continuano a sostenere che la riforma della scuola non è stata capita da insegnanti, genitori e studenti. Ora Renzi addirittura si rivolge agli iscritti del PD nelle sedi di partito. Lei cosa ne pensa? Guardi, io non voglio offendere nessuno, ma penso che questi signori siano veramente poco competenti della scuola, degli insegnanti, del funzionamento generale, sia il ministro, che la cosa più grave, sia il presidente del Consiglio. Poi dire che siamo noi a non aver capito vuol dire che siamo circa 619.000, cioè intendo tutti coloro che hanno scioperato lo scorso 5 maggio, siamo noi insegnanti, allora siamo stupidi, dobbiamo essere licenziati, visto che non riusciamo a capire quello che dice il Presidente del Consiglio. In quanto al dibattito nei circoli del PD, invece che rivolgersi a chi rappresenta il mondo della scuola, cioè farlo nelle sedi opportune, è una cosa che trovo un po' stravagante, a parte che ci dicono che ormai questi circoli sono completamente deserti, non ce ne sono frequentati più da nessuno, l'abbiamo preso anche dalle notizie di stampa. Quindi si tratta di una presa in giro, di una volontà di non discutere ancora una volta da parte del Presidente del Consiglio. Professore, perché secondo lei i sostenitori della riforma non dimostrano mai come i singoli provvedimenti potrebbero migliorare la qualità della scuola, come per esempio gli ambiti territoriali o la chiamata diretta dei presidi? Perché è una questione, diciamo, di tipo ideologico. Si sono fatti in mente che facendo così migliorano la scuola, non l'hanno mai sperimentato, non è un sistema che esiste da nessuna parte del mondo e quindi pretendono di avere ragione in costa, diciamo. Riflettere, perché c'è stato un ballottaggio in alcuni comuni importanti proprio ieri, e ancora una volta gli elettori hanno dimostrato che non condividono le politiche di questo governo. Quindi mi auguro che per il loro bene facciano delle riflessioni, altrimenti, oltre che le proteste degli insegnanti, rischieranno di essere travolti poi in sede elettorale. La maggioranza di governo, nel giustificare la volontà di non scorporare dal DDL la parte riguardante l'assunzione dei precari, sostiene che la scuola non è un ufficio di collocamento. Saranno forse assunti più insegnanti rispetto a quelli che servono per far funzionare la scuola? Guardi, siamo anche noi d'accordo che la scuola non è un ufficio di collocamento, però anche questa è una mistificazione. Gli insegnanti che devono essere assunti non sono dei marziani o delle persone nuove da sistemare, sono persone che stanno già lavorando da anni nella scuola. Molti sono diventati vecchi facendo i precari, lavorando di anno in anno con nomine annuali. Quindi questi signori o non sanno di cosa parlano o dicono delle bugie. Molti hanno paura dell'entrata dei privati nella scuola, che potrebbero con i loro soldi influenzare la didattica e ledere la libertà di insegnamento. Cosa ne pensa la Gilda? Io penso che delle collaborazioni, soprattutto per le scuole di un certo tipo, e aiuto agli istituti tecnici, per i professionali, delle collaborazioni alla pari con il mondo della produzione o il mondo dell'industria, del commercio, siano utili, perché ogni scambio della scuola verso l'esterno può essere utile. Altra cosa è essere sponsorizzati, perché essere sponsorizzati vuol dire essere condizionati. E non dimentichiamo che la scuola è scuola pubblica, è scuola dello Stato, e che per
volontà della Costituzione, tutto ciò che riguarda la pubblica amministrazione ha il dovere di essere imparziale, quindi non può essere di parte. Nelle numerose deleghe è possibile che riapparirà l'aumento dell'orario di servizio dei docenti proposto l'estate scorsa dal sottosegretario Reggi? Guardi, è tutto possibile. Quando si ottengono delle deleghe generiche in bianco, sottolineo che questo è contro la Costituzione, perché la Costituzione prevede che lo strumento della legge delega parta da un decreto cosiddetto delegato che deve essere molto circostanziato. Invece qui si tende ad avere le mani libere, cioè c'è un governo che può fare quello che vuole, quindi potrebbe anche benissimo aumentare l'orario di lavoro degli insegnanti, scardinando quel poco che ci resta di protezione contrattuale. Insisto, ci stanno demolendo il contratto di lavoro un pezzo alla volta e stiamo restando senza tutele. Stiamo molto peggio dei lavoratori del settore privato da questo punto di vista. Bene, ringraziamo il professor Di Meglio e un saluto da Gilda TV. Arrivederci alla prossima. Thank you.